0-0 dunque tra Tutto Cuoio e Teramo, nel Teramo formazione che è quella annunciata con Tonti, Scipioni e Perrotta, Cenciarelli, Diachite e Speranza, Di Paolo, Antonio, Amadio, Donnarumma, Bucchi e Masullo. Non c'è Lulli, parte dalla panchina La Padula. Nel Tutto Cuoio, coppia d'attacco Colombo-Gioe, Gargiulo alle spalle nel ruolo di trequartista, rientra Zanchi, il terzino sinistro, coppia centrale composta da Falivena e l'ex aquilano Ingrosso. Subito un brivido all'inizio, al sesto minuto, una palla persa da Diachite, ma la difesa sventa su Konaté. Poi c'è un tiro dalla distanza di Gargiulo. La risposta del Teramo al 17°, ma lo vedrete, non ci sono grandi opportunità. Questo è un tiro di Scipioni facilmente parato da Bacci. Poi al 19° c'è un gol annullato giustamente al Tutto Cuoio, un tiro di Deiola. Il suo tiro viene deviato da Colombo, che era il più avanzato giocatore del Tutto Cuoio, sicuramente al di là della linea difensiva del Teramo, come il replay ci fa apprezzare. Tocco decisivo, Colombo in fuorigioco, Tonti è spiazzato, ma il gol viene giustamente annullato dal direttore di gara. Ancora il Teramo al 23° con un'altra percussione di Scipioni, il suo cross, la palla arriva dalla parte opposta per una conclusione sopra la traversa di Paolo Antonio. Il Teramo si fa vivo dopo circa 90 secondi, Bucchi dà il via all'azione, poi Cenciarelli, cross in mezzo, Bucchi non ci arriva e c'è il salvataggio di Zanchi sulla conclusione di Scipioni. Questa è una delle migliori palle gol della partita per il Teramo. Dopo la mezz'ora tocca ancora al Tutto Cuoio, scambio tra le punte, Gioè e Colombo, Colombo che allarga il gioco per l'inserimento di Pacini, che rientra, fa partire un cross agevolmente bloccato da Tonti. Poi c'è una punizione calciata da Di Paolo Antonio, anche qui una comoda parata di Bacci. Siamo già nel secondo tempo con un tiro dalla distanza di Colombo al secondo minuto, un lieve tocco di Tonti e poi dalla bandierina un corner che non insidia il portiere del Teramo. Entra la Padula al posto di Bucchi al quinto della ripresa e dopo un minuto la Padula va a conquistarsi questa punizione, fallo di Baldé che viene anche ammonito. Lo stesso La Padula calcerà questo pallone dall'interno della lunetta. Il suo tiro supera la barriera, ma termina di poco a lato alla sinistra di Bacci, che peraltro era sulla traiettoria. Poi il Tutto Cuoio con Dramané Konaté, tiro telefonato parato da Tonti, davvero poco altro da segnalare. C'è qui un mezzo svarione di Diachité, potrebbe approfittarne il Tutto Cuoio, ma il tiro di Deiola è un po' strozzato e non crea insidie a Tonti. La palla finisce in calcio d'angolo e qui siamo a 8 minuti dalla fine. Un inserimento di Colombo sulla sponda del neo entrato Tempesti. Buona la chiusura di Tonti. Dopo 4 minuti di recupero finisce la partita 0-0.